Un'altra importante operazione è stata effettuata nel quartiere Bagnoli. Il clan colpito porta il nome storico dei D'Ausilio. C'è un po' di tutto nell'ordinanza quando parliamo di reati commessi, spaccio, estorsione, traffico di stupefacenti, ma c'è anche un interessamento forte degli affari, della ricostruzione di Bagnoli. Sentiamo. Aveva nel proprio mirino gli affari in corso e quelli futuri legati allo sviluppo e alla bonifica dell'area di Bagnoli, il clan camorristico dei D'Ausilio, cosca egemone nel quartiere napoletano. 22 destinatari di misure cautelari eseguite dalla squadra mobile di Napoli, relative a persone che la procura ritiene coinvolte nell'affare. Tutti accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, usura, spaccio di sostanze stupefacenti e omicidio. Tra i destinatari delle misure cautelari c'è anche Ermando Esposito, accusato di essere un prestanome del clan titolare di quote della discoteca Arenile di Bagnoli, tra i principali punti di ritrovo sorti nella zona. Un'indagine è partita quando fu arrestato il capo clan, Domenico D'Ausilio. Nella sua abitazione furono trovati 2 anni fa alcuni pizzini con i nomi di aziende interessate agli appalti di Bagnoli Futura, la società pubblica che sta lavorando alla bonifica e allo sviluppo dell'area ex industriale. Secondo gli investigatori, il clan stava compiendo un monitoraggio per prepararsi poi a tentare di entrare negli appalti. Siamo riusciti a ricostruire un sistema estremamente dettagliato e diffuso di estorsioni ai danni di commercianti, di società nel territorio di Bagnoli, Cavalleggeri, Agnano, con una massiccia operazione di controllo del territorio da parte della criminalità organizzata.